Inizia oggi la nuova vita di Via Roma a San Giovanni Teatino. La strada torna nella piena fruibilità di residenti e cittadini che da anni aspettavano un intervento che restituisce decoro e sicurezza all'importante via d'accesso al centro di San Buceto. È un'opera che è partita dal 2015 con un'idea di trasformare questa parte del territorio in una zona che avesse anche delle determinate caratteristiche, cioè quelle di riconsegnare alla nostra collettività un'arteria importante con il collegamento del centro, col parco cittadino e quindi una nuova zona di sviluppo residenziale che con questa strada ha avuto sicuramente un grande pregio e privilegio. L'intervento ha interessato Via Roma per 1120 metri con un primo lotto di 570 e un altro di 550 metri. Via Roma quindi si presenta completamente rinnovata e soprattutto sicura, come spiega l'assessore ai lavori pubblici Massimiliano Bronzino Cesario. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento dell'intero manto stradale per oltre 1,1 km, e la sostituzione di diverse piante naturalmente malate e quindi la piantumazione di oltre 25 nuove essenze con l'essenza del frassino, quindi pianta fittonante che non va più a distruggere quelli sono i marciapiedi esistenti, rifacimento di tutti quanti i marciapiedi, della segnaletica stradale orizzontale e verticale, così di un dosso a tutela sicurezza e quindi per rallentare velocità, e il rifacimento e l'installazione di tutti i nuovi pali dell'illuminazione e quindi con relativo corpo illuminante, cestini e adesso anche rifacimento di alcune zone dedicate ai parcheggi nell'intera zona.